Lavoro, passo da Laura Baldassarre, assessore alla persona e alla scuola, abbiamo detto, del Comune di Roma. Assessore, buongiorno. Buongiorno a voi. Nel momento in cui Giro dice dobbiamo ormai gestire il fenomeno, no? Può essere che negli anni passati si sia sperato appunto che alcune di queste persone poi andassero in Nord Europa, paesi dove ci sono più opportunità. Adesso la realtà dei fatti è che nel nostro paese dobbiamo mettere in atto un'accoglienza. Io ho provato a tirar giù, a scaricarmi da siti ufficiali naturalmente, il numero dei posti letto per migranti presenti a Roma e non si arriva ai 1000. Queste sono le strutture residenziali ufficiali, quando sappiamo che la presenza è immensamente superiore. Sappiamo anche che per il Comune di Roma ci sono problemi, diciamo, importanti, non dico più importanti, ma anche importanti. Questa ministra, questa mattina la sindaca Raggi avrebbe dovuto essere ascoltata, cosa non è stato fatto, è stata spostata. Quanti soldi investite e come vengono investiti i soldi per l'immigrazione a Roma? Allora, guardi, i soldi per l'immigrazione a Roma, innanzitutto bisogna dire che il fenomeno dell'immigrazione va gestito su più livelli, ognuno deve fare la propria parte, quindi parte dei soldi investiti a Roma sono, e noi siamo a favore della diffusione del sistema SPRAR, che è il sistema per quanto riguarda gli adulti, per i richiedenti asilo e rifugiati, che è un sistema sostenuto sostanzialmente dal Ministero dell'Interno. Voglio dire appunto su questo che è importante ricordare che poiché appunto anche da quello che dicevate voi prima è un fenomeno strutturale, noi dobbiamo in qualche modo non chiederci se ma come gestirlo, e come gestirlo per permettere sia alle persone di non soltanto aver garantito, lo dico scusate brutalmente, un tetto e diciamo e del cibo, ma l'inclusione sociale. Quindi la sfida su Roma, come io credo in tutte le città e come in Italia, sia lavorare seriamente, costantemente, giorno dopo giorno per l'inclusione sociale di queste persone, anche perché in questo modo evitiamo delle pressioni e dei possibili attriti con la popolazione. Quindi il punto è come noi qualifichiamo l'accoglienza sui nostri territori, e questo vale sia per gli adulti che per i minorenni. La Roberta, se non sbaglio, l'ascoltatrice, sì, parlava appunto della difficoltà di riconoscere. Ecco, noi su Roma abbiamo una sorta di presa in carico dei minorenni stranieri non accompagnati, sulla quale anche con questa giunta è intervenuta proprio per migliorarla. Però anche per loro, quando noi diciamo che il fenomeno è strutturale, significa che noi tutti dobbiamo uscire dalla logica dell'emergenza, quindi non ragionare soltanto sull'oggi ma anche sul futuro. E allora corsi di lingue e allora istruzione. Ma lei lo sa quanti sono i migranti regolari a Roma e quanti gli irregolari, assessore Baldassarre? Noi abbiamo chiaramente delle stime sugli irregolari, perché a Roma la situazione è molto molto complessa. Noi abbiamo le situazioni delle persone che continuano a rimanere su Roma anche se non avrebbero diritto di rimanere in Italia, questo avviene in tutte le capitali, e abbiamo la situazione degli immobili occupati, c'è stato come sapete una manifestazione a Roma sabato pomeriggio. Poi abbiamo i dati invece per quanto riguarda le persone accolte nel sistema dello SPRAR, che sono meno di 3.000 persone. Noi abbiamo mantenuto questi numeri perché è il sistema che ci permette di lavorare anche sull'inclusione, e poi abbiamo il fenomeno, come sapete bene, dei migranti transitanti. Noi su questo stiamo lavorando per poter lavorare in modo permanente e avremo circa 200 posti sempre a disposizione per loro, e su questo credo sia un modo di rispondere a quello che è stata per anni l'emergenza su Roma. Laura Baldassarre, mi hanno colpito molto le parole di questa volontaria francese che dice quasi quasi ci vorrebbe un baobab, perché poi io non la voglio costringere a dire cose se non le pensa, però queste strutture, questi luoghi nati dalla società civile, dal basso, che si fondano sul volontarismo, in qualche modo poi rappresentano anche dei presidi, non voglio dire di legalità, ma di controllo. Baldassarre, assessore Comune di Roma. Allora, senta, io vorrei su questo veramente fare chiarezza. Quando noi abbiamo iniziato con questa giunta c'erano gli immigrati per strada, cioè il Baobab non era un centro, il centro era stato chiuso e le persone venivano accolte in strada grazie al lavoro, appunto come avete giustamente ricordato, dei volontari e di una grande solidarietà espressa da questa città. Quello che noi abbiamo fatto è iniziare sin da subito un dialogo con tutte le organizzazioni e le persone che erano coinvolte in questa attività per dare una risposta strutturata, e questo è quello che stiamo facendo, perché mentre è importante valorizzare il volontariato, dall'altra parte
chi, diciamo, governa una città ha il dovere di dare delle risposte più adeguate possibili. Quindi noi stiamo adesso creando dei posti permanenti per questi migranti transitanti, che sono, come appunto anche dalle testimonianze che vinceva, una certa tipologia di migranti, persone che non vogliono rimanere sul nostro territorio ma che vogliono continuare altrove. Allora, un sistema di accoglienza diffuso sul territorio deve prevedere anche dei posti per loro, e questo è quello che noi stiamo facendo. Esattamente. In atto. Sì. Laura Baldassarra, assessore alla persona, Comune di Roma, telegraficamente, lei è d'accordo con la misura di Trump, con l'executive order? Assolutamente no, il punto non è se accogliere, ma come accogliere. No.